E adesso un nostro reportage su un'iniziativa di Amnesty dedicata ai diritti umani e dei giovani talenti italiani. Lo ha fatto per noi Giovanna Massimetti. Vediamo. La Colomba Bianca vuole essere la pace ed è questa bambina che è vittima di una mina antiuomo. Mamma mia, ogni volta dopo son qua. Da quanto tempo lei scrive e fa musica? Circa una ventina d'anni. E allora che effetto fa sentirsi chiamare emergente? Beh, appunto, noi comunque emergiamo dalla provincia, quindi veniamo dal conservatorio di Adria e quindi io mi sono già diplomato in pianoforte, lui sta studiando batteria jazz. Festival come questi aiutano un po' a sensibilizzare sul bisogno di sapere che tutti abbiamo e che spesso non ci viene esaudito, ecco. Mi piace dire che la qualità non invecchia mai, ma non è neanche troppo giovane. Nel momento in cui un prodotto artistico è valido, lo è valido in ogni momento. Il festival si struttura proprio in due sezioni, diciamo, una per gli emergenti, il premio Amnesty Italia Emergenti, a fianco di questo c'è il premio Amnesty Italia che va a premiare il big della musica italiana che nel corso dell'anno precedente avesse scritto la canzone che meglio rappresentava i diritti umani. Eravamo da faticare, non eravamo da morire. Gerardo Nuvola di Polvere, è la storia di un ragazzo che parte da Maddaloni, fortunatamente trova il lavoro, però ahimè consuma questo suo dramma, questo che poi diventa tragedia, cioè senza protezione muore sul lavoro. E Francesco Cuccini si è sentito innanzitutto di usare anche lui il dialetto. Lui è l'amico fruttivendolo di Gerardo, amico del nord, che però testimonia questa orribile vicenda. Il tema del festival è anche uno dei temi del rapporto annuale 2013 di Amnesty International. I migranti, per richiamare il preambolo della Dichiarazione Universale, a cui Voci per la Libertà è ispirata, nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Io da sempre comincio il concerto dicendo: questo è un brano dedicato a tutti quelli che arrivano nella nostra terra attraverso l'acqua. Perché innanzitutto non sanno che ci arrivano e poi quando arrivano non sanno cosa a loro toccherà e chi li aspetterà.